Radio Radicale, siamo con l'onorevole Nevi di Forza Italia per parlare della puntata di report di domenica scorsa su Berlusconi, sulla sua eredità. Allora, voi avete chiesto a gran voce l'audizione del direttore di report. Allora, che cosa c'è che avete criticato di questa trasmissione e soprattutto qual è la vostra valutazione su quello che sta succedendo in Rai? Il report non è nuovo a questo tipo di inchieste, che sono inchieste sulle quali non avremmo nulla da dire se fossero inchieste serie. In realtà torna su fatti completamente, diciamo, assolutamente trattati già in altre occasioni, sia dalla stampa scritta che da inchieste giornalistiche, con l'intento di denigrare, con l'intento di mettere in cattiva luce la grande storia del presidente Berlusconi, addirittura anche tirando in ballo insomma, improbabili personaggi come il colombiano a cui Berlusconi avrebbe fatto un testamento palesemente falso, che è stato oggetto il giorno dopo, tra l'altro, di un avviso di garanzia, insomma, comunque messo sotto inchiesta dalla Procura della Repubblica. Quindi veramente una cosa che non è degna di un servizio pubblico che deve informare in modo serio, in un momento, tra l'altro, in cui ci sono le urne aperte, c'erano le urne aperte per Monza, quindi Lei pensa che in c'è. qualche modo abbia un po' influenzato l'elettorato? Ma il tentativo c'è chiaramente di influenzare negativamente l'elettorato su Forza Italia. L'unica cosa positiva è che da queste cose si capisce che hanno forse realizzato che Forza Italia esiste, resiste e cresce, come diceva qualcuno in passato. E quindi questa è l'unica cosa positiva. Però, insomma, bisogna farla finita perché la storia, diciamo, anche i grandi scontri che ci sono stati negli anni 90 e 2000 contro Berlusconi, è ora che cessino, è ora che si riconosca anche che insomma c'è stata una grande storia, ci sarà anche un grande futuro. Non è Telemeloni. Ma assolutamente no, cioè, mi pare che ci sia addirittura un pluralismo assoluto, e quindi assolutamente noi cerchiamo di rendere la RAI ancora un servizio di maggiore qualità. Questa è la sfida per il futuro, e quindi abbiamo sollevato il problema in Commissione di Vigilanza, che è il luogo deputato. Voi vi aspettavate dopo la scomparsa di Berlusconi, che smettessero certo tipo di attacchi? Ma in realtà, insomma, confidavamo in questo, ma evidentemente ci sbagliavamo, perché il tema non è Berlusconi, il tema è il centrodestra e soprattutto la storia, diciamo, di chi non si piega a certe logiche. Quindi noi siamo su questo ancora più determinati ad andare avanti. E la vittoria a Monza, in Trentino, ci dimostra che, insomma, il centrodestra unito è una realtà importante e sulla quale, diciamo, non si torna indietro. Forza Italia è protagonista all'interno della maggioranza e all'interno del governo di questa storia. Bene, la ringrazio, grazie all'onorevole Nevi di Grazie. Forza Italia. Grazie.